Il sindaco metropolitano facente funzioni Carmelo Versace ha preso parte all'incontro interregionale Calabria-Sicilia del Fondo per l'Ambiente Italiano, iniziativa che ha raccolto nella sala Perri di Palazzo Alvaro i massimi rappresentanti del FAI, fra i quali collegato via web il presidente nazionale Marco Magnifico. Un importante momento oggi a Palazzo Alvaro con il FAI, con l'organizzazione del FAI nazionale, con tutti gli organi anche presenti qui nel territorio metropolitano, un incontro interregionale che ha visto la presenza di Calabria e Sicilia. Per la prima volta si è parlato anche di come poter mettere in rete quelle che sono le iniziative, le giornate del FAI con un ente istituzionale come la città metropolitana, che è un ente appunto di programmazione. E insieme al FAI si è ragionato, si è discusso su come promuovere al meglio quelle che sono le tante eccellenze del nostro territorio. E da qui nasce, diciamo, una collaborazione più intensa, anche e soprattutto in vista degli appuntamenti che ci vedranno da qui alle prossime settimane, ai prossimi mesi, impegnati con alcuni bandi specifici del PNRR, che vedranno proprio il FAI essere probabilmente anche parte integrante. Da qui a qualche giorno verrà stipulato un contratto, se possiamo dire, con ANCI affinché venga regolamentato anche quello che potrebbe essere un possibile modo di interagire non soltanto quindi con i comuni ma anche con le città metropolitane. Mi sembra un modo anche innovativo per affrontare quelle che saranno le nuove sfide, e saranno sicuramente importanti quelle che potrebbero essere le future sinergie che si potrebbero instaurare con città metropolitane.